ci sono tutti i rappresentanti dei comitati che da tempo si battono per difendere la sanità pubblica, per non lasciare che il privato prenda il sopravvento, per evitare la definitiva chiusura di reparti in perenne sofferenza. Non è più una lotta di pochi per difendere l'ospedale sotto casa, la loro. Del resto, il problema dell'offerta e della qualità della sanità è comune a tutto il Molise e ai molisani. Hanno atteso l'inizio dei lavori di Palazzo Daimmo per capire quali soluzioni propone la politica, che certo non può agire direttamente per via del commissariamento, ma può di contro prendere una posizione forte. Noi chiediamo un servizio sanitario che venga che sia efficiente e efficace per tutto il territorio, non è una questione solo territoriale. Per il Santimode ormai viviamo una situazione di criticità massima e non è soltanto il punto nascita, ma è l'intero, tutte le specialistiche soffrono in questo momento, persino il pronto soccorso. Il Comitato Pro Cardarelli non fa nessuna richiesta al Consiglio regionale, il Comitato Pro Cardarelli è qui per ascoltare che cosa ha da dire la politica a cui compete un discorso di tipo programmatorio su quello che è il destino della sanità del Molise. Noi abbiamo le nostre idee, le abbiamo dichiarate, le abbiamo scritte, le abbiamo promulgate insieme ai comitati. A questo punto stiamo qui perché siamo curiosi. Conoscendo fatti e persone, mi aspetto una piccola, non posso dirlo, ma una piccola cosa, cioè una fuga da parte dei consiglieri, i quali non vogliono assumersi nessuna responsabilità in questo senso, da nessuna parte. Perché hanno adesso la valvola di sfogo, dice non sono stati io, è stato Cano, sono stati commissari, e non prendono posizione, cosa che noi chiediamo, vogliamo sapere che cosa voi intendete per sanità pubblica e sanità privata. Che vedete come devono essere divisi questi fondi sanitari, al pubblico o al privato? Come si fa per uscire dal debito e perché si continua a fare il debito se non c'è più sanità pubblica? Questo vorremmo sapere. Oggi siamo qui a presenziare e a far capire ai nostri politici che la nostra attenzione è alta e anche l'attenzione dei cittadini. Noi siamo cittadini, né più né meno che cittadini. Oltre a essere parte di un comitato spontaneo, siamo cittadini e vogliamo far capire alla politica che le loro decisioni ci interessano. Non ci aspettiamo granché da questo, detto sinceramente, da questo Consiglio regionale. Speriamo che non sia solo un siparietto politico, ma che possiamo capire un po' le intenzioni di questo Consiglio regionale e dei vari consiglieri regionali. Con loro anche i rappresentanti dell'associazione Beni Comuni Veneziale Isernia, presenti a Campobasso con Antonella Mandrone. Prima dei lavori, la politica tutta, senza distinguo, pare compatta nel difendere i diritti dei molisani costituzionalmente garantiti. Facciola, non c'è colore politico in questi casi? No, mi sembra proprio di no, ma noi l'abbiamo detto da tempo, l'abbiamo detto anche in qualche modo assistendo i comitati nelle iniziative che assumevano sul territorio, e restiamo di questa idea. La sanità è qualcosa che deve impegnare qualsiasi rappresentanza istituzionale di qualsiasi partito, e quindi non faremo nessuna battaglia di retroguardia, men che meno partigiana. La mia posizione è quella di difendere la sanità pubblica perché è sancita dalla Costituzione, quindi siamo sempre dalla parte dei cittadini. Spero che si giunga finalmente alla conclusione per far dire al Consiglio regionale quello che pensa. Avrei preferito un percorso legislativo, ma almeno una mozione, un indirizzo, una linea guida, io credo che debba essere assolutamente approfondita e eseguita.